Soprattutto in questo nuovo video dove ho dei capelli che sembrano tipo piattissimi, ma va bene lo stesso. Non so se ho messo il filtro, penso che ci sia, non lo so. Vabbè, pazienza. Mi vedete in tutta la mia cotesta bellezza. Poi sì, ho tipo il viso sotto. Comunque sì, io sono una tenuta molto trendy. E tutto il resto, ma perché devo lavarmi i capelli? Perché praticamente per pettinarmeli, io faccio sempre la mia intro. Scusa, dice mia madre canta, ma ormai non posso ammazzare la mia famiglia. Ho messo praticamente i semi di lino, la maschera per i capelli, e lo spray per districarli, perché era una cosa orribile, perché in questi giorni non sono stata benissimo. E quindi diciamo che ogni giorno dovrei pettinarmeli e usare dei prodotti, se no si arrovigliano tutti questi capelli. E quindi ho dovuto fare fatica perché ero piena di nodi. Infatti sono adesso tutti messi così perché c'è la maschera e tutto, infatti. Non so se si nota, ma sono un cioè, dovrebbero essere lucidi, ma non si nota tantissimo, forse. Un capello poi è pure sfuggito alla mia cosa. Cioè, capelli che stanno pure crescendo, comunque. Allora, partiamo dal video, va? Non voglio che duri troppo, perché ultimamente i miei video stanno durando veramente tantissimo, quindi sto cercando di tagliarmi le mani secchissime, perché forza di lavarmele, perché l'olio comincia quasi ad avere le cose unte nelle mani. Allora, mi è arrivato un paccone, è una busta, da AliExpress, con tutte le cose tranne una, che poi vi dirò alla fine. Comunque, sono tutte le cose che ho ordinato in diversi periodi, che purtroppo AliExpress, alcune cose possono arrivarvi subito, cioè subito, cioè, un paio di settimane o anche mesi. Allora, diciamo che ho ordinato delle cose, mi è arrivato tutto insieme, ero contenta, perché manca una cosa. Però, vabbè. Alcune cose le ho, diciamo che me le ha raggruppate Poste Italiane, non ve lo mostro perché c'è il mio indirizzo. Aspettate, facciamo così. Cioè, Poste Italiane, mi ha messo tutto insieme. La cosa buona è che appunto ci sono più cose dentro, ve le mostro, visto che mi è arrivato tutto insieme, tranne una cosa. Allora, la cosa che mi manca è praticamente una fascia per i capelli, per quando mi faccio le maschere, che sono quelle lì che sono un po' più pastose, non quelle che si usano adesso, perché ho anche le maschere, quelle in tessuto. Però magari se faccio le maschere, tipo questa parte qua mi si macchia sempre, quindi mi devo praticamente lavare i capelli poi. Quindi la fascia l'avevo presa con un fiocchetto per quando mi faccio le maschere per il viso, insomma. Anche quando mi strucco, magari che cazzo ne so, anche se mi trucco raramente, però quando magari faccio, che so, metto la crema, la maschera, queste cose qua, mi ero comprata una fascia per i capelli, non ce l'ho mai avuta, ho detto mi serve perché questa parte qua si riempie sempre di robaccia quando faccio le maschere, allora ho detto me la compro. È l'unica cosa che non è arrivata, va bene? Allora, vi illustro le cose che mi sono arrivate, le ho già aperte per assicurarmi di che cos'erano. Allora, una purtroppo la confezione l'ho tutta ammazzata, quindi le ho messe due confezioni in uno, perché ovviamente prendo questa parte qua perché l'altra parte c'è il mio indirizzo. Non potevo per ogni busta obbligarlo, quindi ho detto le prendo al contrario. Ma come potete già vedere dal gancio che si vede che questa l'ho già aperta per assicurarmi che fossero in ordine. E la mia cover è finalmente arrivata, volevo già mettermela, però ho detto no, dai, ve la mostro prima. Ci sono due cose in uno perché l'altra busta, la cover, era in una busta che per aprirla si è stracciallata in mille pezzi. Poi c'è un altro pezzo che l'ho messo qua dentro. E questo qua. Praticamente sono i due gancetti che vanno messi nel telefonino, nella cover del telefono. Uno si può mettere tipo al collo, come quello che avevo prima. Uno si mette al collo così, e poi mettete tramite questo gancetto, che è quello che serve apposta, anche se io non lo metto così mai, perché ormai l'avrei usato il Torino Comics come cosa che era molto utile, ma ahimè le fiere non ci sono più, quindi non so fino a che punto potrei usare questi ganci. Comunque si mette così. E poi c'è l'altro invece, che è quello che metterò più classico, adesso vedo se lo metto o no. Questa è la spugnetta che la possiamo levare. C'è questa qua e poi c'è l'altra che si tiene invece da polso, che è questo. Che è quella che io metto più classica perché è quella che mi dà meno fastidio. E la metto qua. Se riesco a farla incastrare sarebbe anche meglio. Ok, ce la posso fare. Che è questa qua. La cover è così. Guarda quanto è bella. E questi qua sono tutti in rilievo. La cosa che aveva anche l'altra cover, perché cambiando cellulare devo cambiare anche cover, che sta così in piedi, così posso fare finalmente i video e non usare più la povera foca che sto usando adesso come piedistallo. Sto usando il mio peluche perché avendo il dorso bello alto mi fa la cosa. È molto carina, c'è anche il gommino qua, così all'interno, così dietro. Pagata questa qua, se non mi ricordo, sui 3-4 euro se non sbaglio. Magari poi vi metterò i prezzi di tutto. Comunque tutte le presente su AliExpress e la sua. C'è anche il coso per metterci il portachiavi qua. È veramente bella. Andiamo avanti. Ah, stavo dicendo prima che mia madre impazzisse. Vado avanti perché sennò ogni volta i miei video durano 20 minuti, mezz'ora e non posso editarli. Comunque è molto bello. Poi vi farò magari le foto, non so, vediamo un po'. E c'è due cavi, poi la userò subito. Altra cosa che ho preso, che era nello stesso pacchetto, è questa qua. Vabbè, ce la posso fare tirarla fuori.
Allora, premetto che questo qua lo volevo prendere nei negozi e tutto, però ho visto che su AliExpress costa molto molto meno ed è di ottima qualità anche. È molto buona. È un dischetto praticamente struccante, cioè lo usate con lo struccante ovviamente, non è che c'è all'interno. Sono quei dischetti che si possono usare più volte e veramente io mi immaginavo una cazzata piccolina, invece guarda quanto è grosso, cioè. E poi è bello che lo uso. Questo lo poi lo proverò e vi dirò come mi trovo. Ovviamente magari non sarà il top gamma come Sephora, però c'è scritto che si può lavare in lavatrice. Beh, io ovviamente non lo lavo in lavatrice, ho paura che si rompa. E lo laverò poi a mano, ovviamente. Poi sul thermos. Guarda che bello che è. Ho preso nero perché magari con il trucco, con le cose là, magari siete un po' meno sul nero, però poi mi piace il nero, è più elegante. Questo ho pagato veramente un cazzo, ho pagato quasi 70 centesimi, perché erano in offerta, c'erano anche gli altri colori, però ripeto, ho preso nero, magari prenderò anche altri, perché ne voglio uno anche per la tinta. Solo che questo qua magari lo userò per il trucco, magari ci metterò poi l'etichetta qua sopra, e l'altro lo userò invece per quando mi devo fare la tinta, che mi devo smacchiare qua. Però essendo due cose diverse, se vanno con gli occhi non è massimo, anche se le lavo bene. E questa qua c'è la sua bustina, che però la rilascio questa, che tanto va bene. Perché una volta aperto comunque si può mettere qua. Ovviamente asciutto. Poi vedrò come mi trovo. Ovviamente anche se non è di marca comunque. Perché usavo già i dischetti riutilizzabili, ma erano bruttini, nel senso che erano tipo delle spugnette alla fine. Si sono rovinati tutti. Quindi ho optato per questi qua che ho visto che alcuni youtuber si trovano bene. Vediamo come sono. Prossima cosa. Avanti perché sennò facciamo notte. Vabbè, questa è la copertina di mio padre. Non la apro perché quella di mio padre è a portafoglio, per sul cellulare gliel'ho presa. Fine. Questa invece, se non sbaglio, costa sui 4-5 euro. Mio padre, perché ha portafoglio, dentro ha il portaschede. Questa qua, l'ultima cosa che mi ci ho ordinato, che me la farò poi mettere perché non ho capito come si mette. Praticamente in dotazione c'è, allora, tutta questa po' di roba. Quindi c'è il vetrino per il mio telefonino, perché il mio telefonino, a differenza degli altri che avevo prima, è bombato. La fotocamera è bombata. Quindi devo metterci questo vetrino qua, che vedete? E qua c'è tutta la lampadana, cioè una custodia con un vetro dentro. Penso che sia tipo un vetro, qualcosa che si appiccica. Non so se la vedete. Vedete la pellicolina? Poi c'è questa roba qui. Degli stickers, non so cosa servono sinceramente. E poi c'è queste qua che sono tipo le salviettine, che c'è la 1 e la 2, che la 1 dovrebbe essere rimuovo questo disco, vabbè, c'è la 1, poi bisogna mettere la 2. Uno c'è scritto wet dry, vabbè, poi io me lo farò fare. Mia madre deve sempre urlare nei video, vabbè, ma dettagli, tanto ormai sarà un'abitudine, la pazzia. E niente, vado solo a capire come mettere. Infatti c'è scritto Note 9, 9S, però va bene anche per il Pro. Dio, c'è scritto che andava bene anche per il Pro. E niente, poi capirò come metterla. Metterò prima, se riesco, questa specie di vetrino. Sono curiosa di vedere come lo metterò, però in teoria non costava tanto e mi hanno consigliato di metterlo nel mio cellulare. Ho detto, beh, prendiamolo, proviamo a vedere com'è. Anche se ovviamente l'ho preso sulle AliExpress, la confezione è questa qua, con le bollicine. Proverò poi a metterlo. Perché non so, siete più mia madre che me, che parlo comunque. Proverò poi a metterlo perché, a parte la copertina di mio padre che gliela lascio oggi, che ovviamente a me non serve perché, sotto quando faccio gli ordini, anche mio padre prende qualcosa, eccetera, perché così è più comodo, lo faccio arrivato a me. Cosa buona è che mi arriva tutto insieme, l'unico problema, se quella metto in bagno, guarda che bella, poi vi dirò come mi trovo. Questi lacci invece li metto poi via, perché tanto non li uso per il momento. Ho messo solo l'altro laccio, che poi mi metterò subito dietro la coperta. Il vetrino invece devo aspettare un po' perché non ho idea come si metta. Me lo farò mettere. E niente, questi sono tutti i miei acquisti di AliExpress. Manca solo appunto la fascia che avevo ordinato. Se non sbaglio, poi controllerò nello score del mio ordine. Penso che manchi solo la fascia per i capelli, che era quella appunto per struccarmi. Però sono già contenta che fosse italiana e l'abbiamo messo tutto insieme. Grazie. Almeno così ho potuto fare anche l'unboxing di tutta sta roba. E niente, io vi consiglio AliExpress perché comunque adesso ho fatto anche sotto, l'ho detto sotto in descrizione, ho fatto le sede appunto di AliExpress, perché su Wish a parte che non si può più fare. Poi mi trovo meglio con AliExpress perché è molto più economico. I prodotti, almeno 9 su 10 sono tutti abbastanza buoni, ovviamente non è top qualità, però comunque la pagate molto molto di meno.
Quindi se vorreste farmi un pensierino, non dovete spendere per forza 10-20 euro da Amazon, ma c'è anche AliExpress. Ovviamente arriverà in tempi maggiori, però mi trovo benissimo con le cose che prendo là. Anche perché su Wish i prodotti stanno un po' scarseggiando, perché mi arrivano dopo 3 mesi, molto 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 più ritardati rispetto magari a AliExpress. E poi magari alcuni fanno proprio schifo, come la mia tenda che mi è arrivata, che l'ho usata per fare le confezioni di Natale. Invece molte cose che ho preso su AliExpress sono veramente belle. Tipo, se non sbaglio, non mi ricordo se era questa qua che ho preso su AliExpress o l'ho presa su Wish, non mi ricordo. Comunque tantissime cose le prendo sia su Wish che su AliExpress, però su AliExpress mi trovo meglio, sia per le tempistiche, sia perché adesso comunque tra più foto che compri, più ti regalano coupon, e quindi puoi anche avere degli sconti con i coupon. Invece Wish ultimamente è diventato un problema perché c'è troppo tempo per aspettare. Alcune cose magari le prendo anche da Wish, non è che non le prendo, però mi trovo meglio con l'AliExpress. Qua giunge il nostro video in conclusione. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate. E boh, se volete potete andare a vedere anche la mia AliExpress list. Non so come si diceva, cioè la Wish list, Amazon list, la AliExpress list. Che la posso fare? Andate sempre sotto. Per i prodotti, appunto, se volete sapere dove li ho presi, tutto c'è, comunque sempre il sito di AliExpress, ma se volete vi mando poi i link apposta. Però comunque trovate 4.000 versioni di queste, 4.000 versioni della cover, basta che scrivete quello che volete e lui le cerca. Niente, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Lasciate tanti like, mi raccomando.